Questo programma è offerto da Sensi. Firmiamo la qualità dal 1890. Dai brillantezza al tuo edificio. Che sia industriale, civile o alberghiero, Montebianco Costruzioni con il proprio team offre 8 cottero drone per l'edilizia. Lavaggio e trattamento di tutte le superfici in Alucobond, alluminio, vetro, pietra e molto altro, azzerando completamente il costo dell'impalcatura. Chiamaci per un preventivo gratuito. Montebianco Costruzioni si trova in via Primo Maggio 16 a Montemurlo. Near Broker. Soluzioni assicurative e servizi integrati per tutte le tue esigenze. Near Broker, al tuo fianco, sempre. Oh Sere, come stai? Oh, sempre di corsa. È anche quasi ora di pranzo. E che prepari? E che preparo? Una pasta. Sempre pasta. Una parmigiana. Ma troppo tempo, scusa Serena, ma come fai a essere sempre così tranquilla quando cucini? Ma perché io vado da Conti, a Villa Fiorita. L'unica macelleria autorizzata a Prato alla vendita di carne chianina IGP. Allora corro subito da loro. Macelleria Conti, la tranquillità e la serenità di scegliere sempre la qualità. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, è un piacere trovarvi, benvenuti amici di TV Prato, inizio a muovermi perché inizia l'estate, anzi per noi è già iniziata, anzi facciamo così, diamo il via all'estate su TV Prato proprio questa sera, insieme, come potete vedere non c'è bisogno di parole, pardon, il mare, la spiaggia, la passerella, io inizio a camminare per darvi il benvenuto a Di Tutto un Mare, naturalmente, e mi sposto insieme a voi perché raggiungo la nostra postazione estiva meravigliosa e televisiva di Tutto un Mare. Saluto anche il pubblico in studio, sono tantissimo e voi non li vedete, ma ci sono. Buonasera e ringraziamo subito il Bagno Ronde e il ristorante Odissea che ci ospita. Meraviglioso, è tutto veramente bello. Qua mangiamo da Dio, insomma vi faccio subito una cartolina della situazione, ma ve la faccio ancora più chiara e precisa chiamando proprio il gestore di questo meraviglioso ambiente, che è Filippo Fondatori. Filippo, vieni qua che iniziamo insieme, ben arrivato. Buonasera Francesco. Ben arrivato, benvenuto. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Ora noi facciamo questa cosa televisiva di salutarci, ma noi in realtà ti abbiamo già visto, sì, perché sì. Noi siamo arrivati con TV Prato questa mattina, naturalmente, lo dico ai nostri telespettatori, e io ho avuto già il piacere di mangiare al tuo ristorante, insomma, tanta roba, ve lo dico chiaro. Grazie. E tondo. Ma Filippo, vorrei chiederti intanto, tu sei anche chef? Sì, io sono lo chef qui del ristorante, e ho lavorato molti anni all'estero e da ormai 2 anni abbiamo aperto qui in Versilia, e il primo anno qua al Bagno Rondine a Viareggio. E niente, il ristorante Odissea punta tutto sulla qualità. Io parto dalla selezione dei prodotti con i nostri fornitori e parto da qui per poi portarlo a tavola ai clienti e avere un'esperienza unica da noi. Ecco, la cosa subito che vorrei chiederti e che mi incuriosisce, probabilmente sì, anche chi è a casa in questo momento si starà chiedendo: qual è la specialità di Filippo, o meglio, anzi, qual è la cosa che più frequentemente ti chiedono i clienti qua al bagno? Il allora, piatto, uno diciamo dei nostri piatti più forti, diciamo, che a me piace molto è Circe, che è, cioè, uno spaghettone fatto da noi, di nostra produzione.
Ma lo spaghetto, scusami, lo spaghetto grosso o lo spaghetto fine? È grosso, fine? Uno spaghetto grosso. Buono, spaghetto grosso è una mia specialità. E viene servito con una crema d'aglio, una tartare di gamberi rossi sopra, a crudo, una scorzetta di lime e una Filippo. Polverina di crostacei no, Filippo, sopra. Questo qui diciamo è uno dei nostri piatti più di punta. Ma non lo può fare così ora, perché noi siamo in diretta, anzi sono le 19.50, 52. Sì, ora cena, sì. Più o meno. Ora a casa magari stanno già mangiando, stanno preparando. Noi abbiamo ancora un po' di tempo perché saremo in diretta fino alle 9.20. Vi portiamo fino al tramonto questa sera, ve lo facciamo vedere proprio dietro di noi e poi verremo a mangiare gli spaghetti, certo, gli spaghetti alla circa. Intanto vogliamo ringraziarti perché al Bagno Rondo, il ristorante di sé, è bellissimo e oggi abbiamo fatto un'invasione praticamente, abbiamo invaso con la troupe. Sono molto contento di avervi. Grazie, è un piacere veramente. Anche per noi, ne riparliamo dopo quando veniamo in 127 a cena. Sì, aspettiamo. Vediamo, bene, ti vedo felice lo stesso, sono contento. Sì. Senti, prima di mandarti a lavorare, insomma, perché ci sono le persone, l'estate è iniziata, vorrei insieme a te farti vedere quello che abbiamo registrato. Quello che abbiamo registrato stamattina arrivando, perché ci siamo chiesti: sì, va bene, ragazzi, ci sono i turisti in Versilia, la Versilia bellissima, certo. Ci sono i bagnanti, ci sono le persone in vacanza, ma ci sono anche i versiliesi. Non so se si dice versiliesi. I versiliesi, come vivono l'estate versiliesi rispetto magari ai turisti? Insomma, in buona sostanza, ho fatto delle domande totalmente insensate, okay, prive di contenuti e inutili. È come vediamo, solito vediamo fare. Sono stipendiato esclusivamente per questo. Quindi direi. Filippo, ti ringrazio. Grazie a voi. Ti mando naturalmente al lavoro. Bene. E insieme a te ci vediamo la prima clip di Viareggio e che cosa succede a Viareggio in Versilia in generale. Guardate. Bene. Ciao Filippo. Ciao. Buongiorno. Sono arrivato finalmente. Come? Sono arrivato. Sei arrivato? Perché stai scrivendo a me? No. Ah, scusa, pensavo scrivesse a me, te volevo dire, sono arrivato, ma non mi scrive più. Buongiorno, io sono come Polizia Municipale, alt! Ma non ci vuole il casco sulla ciclabile? Oh, ciao, è un po' ti cerco, tu mi hai fatto fare una sudata. Il casco ci vuole col motorino, col monopattino, secondo me, con tutte quelle diavolerie che c'hanno un motore. Signorina, voglio sapere una cosa. Sì. Perché lei c'ha la faccia proprio di una che oggi a pranzo fa tipo delle braccioline fritte. Bravo, indovinato. No, me lo dire. Esatto. Sì. Magari sì. Se c'è qualcuno che vorresti salutare oggi, ti guarda magari in televisione. Ma perché? Non lo so, così, se tu ce l'hai, per esempio. La mia famiglia, i miei amici, non lo so, non ha nessuno di specifico. Brava, una ragazza sola in Versilia, una persona sola, solitaria, in solitudine. Sì. Io invece guarda, voglio salutare lui. Ciao, grande! Com'è? Oh, sì, scusate ragazze, grazie. Io ho come la sensazione di conoscerla lei. Può darsi. È fiorentino lei? No, sono in provincia di Firenze. Ma sta a vedere, la si fa in match, eh? Di dove? San Casciano, Val di Pesa. Io sono di San Casciano. No. Un po' di forte. Dimmi il tuo cognome. Bruschettini. I bruschettini tu sei. Come tu stai? Mo. Buongiorno, come va? C'è chi? Oh, i bruschettini ragazzi, voi non potete capire in questa prima puntata di oggi chi ho trovato. Io sono fisionomista, sono riconosciuto subito. Nonostante l'età. C'è che? Your name? No, io sono Cechi, I'm from Czechy. Cechi. Si potrebbe andare avanti un anno. Ciao. Cechi. Che Cechi? Che c'è? Che vuol dire? Vi giuro, vi garantisco, non è che li cerchiamo. Non è che c'è una selezione, cioè proprio arrivano come delle calamite e questo lo vedrete tutti i venerdì. Vi abbiamo fatto vedere insomma le persone in giro, in Versilia, che cosa fanno durante le vacanze e non. Ma vi dico anche che ogni venerdì qua in studio, in questo meraviglioso studio a Bagno Rondine,
arriveranno tanti ospiti. Insomma, si sa, la Versilia, voglio dire, ci sono VIP in Versilia, no? Quando vedete da casa calciatori, personaggi famosi, attori, conduttori televisivi importanti, sono tutti in Versilia. Quindi dovranno per forza passare a trovarmi qua all'interno del nostro studio. Anzi, facciamo una cosa, chiedo, mi passate un telefono? Proviamo a chiamare, anzi, voglio fare subito, ormai lo sapete, no? Già da altri programmi, mi piace farlo proprio in live con voi. Proviamo a chiamare dei veri VIP e lo facciamo, potrebbero anche non rispondere, essendo in diretta, insomma, il rischio è grosso, però incrociate... Sto trasferendo la tua chiamata, ecco, alla segreteria telefonica. Vedi? Risponde la segreteria telefonica. Di... riprovo, siamo a voi, vediamo. Chiaramente non è che... Eccolo, libero. Sto chiamando Walter Santillo. Pronto? Walter? Sì. Ciao Walter, sono Franceschino, sono in diretta, come stai? Bene, tutto a posto? È partito questo programma o no? Di tutto un mare, ti direi, di tutto un mare. Di tutto un mare, certo. Di tutto un mare. Senti Walter, te da davvero VIP, intanto come mai non sei in Versilia? O perlomeno, sei in Versilia? No, non sono in Versilia, sono a Termoli, in provincia di Campobasso. Perché stiamo facendo l'allestimento dello spettacolo che verrà anche in Versilia di Masini e Panariello. Ma scusami Walter, una volta vengo in Versilia io con la televisione, siamo in 150, una troupe meravigliosa, a trovarti, te tu vai a Termoli. Ma io sapevo venivi te e sono andato via, capito? Ecco, questo ce l'ho fatta apposta, sei imbastito tutto apposta per questo motivo. Questo mi torna di più. Walter, senti, posso salutare Panariello, Giorgio, Marco? Allora, aspetta, perché Panariello è stato qui finora, ma ora te lo dico proprio sinceramente, gli è preso uno squacquerone corporale e quindi è dovuto scappare in camera. Però c'ho Marco. Marco, un piacere. E Masini, ecco. Aspetta. Sì. Mi senti sempre? Allora, certo. Aspetta che ti metto in viva voce. Franceschino, TV Prato. Ciao Franceschino. Oh Marco, come stai? Bene, tutto a posto. Beh, mi fa piacere. Senti, ma io sono qui, siamo in diretta, no? Siamo arrivati in Versilia con la televisione, bellissimo, uno studio meraviglioso, siamo sul mare, c'è il tramonto, c'è tutto. Cerco i VIP e una volta vengo io qua, i VIP vanno a Termoli, ragazzi. Anche noi ci sai mare, è un'altra visione, diciamo, di quello che è relax estivo. È un'altra visione, uno è una visione adriatica, l'altra è una visione tirrenica. Ecco. Non l'avevo mai vista sotto questo aspetto, ma illuminato, devo dire, sotto un certo punto di vista. Sono un illuminatore. Mare, senti Marco, ma in realtà noi sappiamo, questo lo so per certo, che appunto ci ha detto Walter, sei con Giorgio per il nuovissimo tour estivo. E preso lo scacottone e è andato su in casa. Sì, esatto. Walter, perché non lo sapeva nessuno. Perché Panariello forse ha mangiato le cose poco buone e questo l'abbiamo capito. Senti, ma nello show te canti Panariello, ovviamente fa ridere, ma si invertono anche le cose o no? Tipo canta Panariello... Non è esattamente così. Oh, ecco. È uno show che racconta tante cose da vari punti di vista, sai, la vita si può raccontare in mille forme, con l'espressione del dolore, della serenità, della felicità, e secondo me se prendi due estremi e li metti insieme si può creare uno spettacolo dove le cose vengano raccontate a 360 gradi con ogni forma di emozione. Quindi per quello abbiamo deciso di provare a raccontare a tutti quello che in fondo è l'amore, quello che in fondo è il tradimento, senza saperlo ovviamente, perché nessuno sa cos'è l'amore e che cos'è un tradimento, che cos'è la vita. Però raccontiamo tante visioni degli stessi argomenti da punti di vista diversi, e lo facciamo un po' con la musica, un po' con le parole, un po' con l'invenzione e l'improvvisazione. Tra l'altro so Marco, appunto, non so chi ha detto, perché sì, insomma è complicato, però sì, perché Walter, perché Marco è profondo e noi probabilmente non arriviamo nella profondità di Masini, questa è la verità. Non è vero. Tra l'altro Marco, so che il 2 settembre arriverete proprio anche nella nostra città, a Prato, giusto? Esattamente, il 2 settembre arriviamo a Prato con
con molta, diciamo, anche voglia di venire proprio vicino a casa, e quindi per noi che facciamo un giro abbastanza largo, arriveremo proprio dal sud, quindi insomma venire a Prato e provare a comunicare con la Toscana credo che sia di grande soddisfazione alla fine, no? Senti Marco, ti faccio una di quelle domande classiche, no, che si fanno, però lo vorrei sapere davvero. Ma fra cantare in qualsiasi città italiana, non so, ad esempio, e cantare in casa a Firenze, a Prato, per un artista come te, come Giorgio, come Walter, c'è differenza o veramente a un certo punto della carriera di un artista è davvero tutto uguale? Allora, dipende innanzitutto da quanto tempo fai questo mestiere, anche perché comunque ti sai tenere in equilibrio meglio quando hai un po' di esperienza. Dopo 30 anni magari un po' di esperienza, anzi 33 ormai, un po' di esperienza ti serve per poter, come dire, gestire certe emozioni che nella tua città sono sempre più forti. Probabilmente Panariello ha avuto delle emozioni forti anche se non è nella sua città, a quanto... Esatto. Allora, ora Marco deve continuare a provare. Ho capito. Vate. Parlo io, se tu vuoi, dimmi. Vate, grazie, rassicuraci poi sulle condizioni di Giorgio. Non ti preoccupare, grazie. Io lo spettacolo, non ti preoccupare. Perfetto, me lo immaginavo. Grazie Walter, grazie Marco, un abbraccio. Grazie. Allora, gentilissimo. Allora, Francestino, eccoci. Gentilissimo. No, figurati, anche perché stanno provando appunto i pezzi musicali, quindi abbiamo interrotto, ma va bene così. Grazie. Senti, Walter. Faccio tanti in bocca al lupo. Crepi. E ricordiamolo, settembre fratese c'è appunto Masini Panariello, e oggi abbiamo sentito Masini e delle cozze, Panariello no, ma insomma va bene, grazie. Crepi il lupo Walter, un abbraccio e buon lavoro, ciao. Bocca al lupo a voi che siete partiti con questa iniziativa bellissima. Bene. Saluto a Francesca e tutta la banda. Sicuramente. Grazie mille. Ancora grazie, ciao Walter, ciao. Ragazzi, lo ringraziamo. Purtroppo pensavamo di beccare anche Panariello, ma c'è avuto questo piccolissimo inconveniente. A proposito di cozze, di mangiare, di parte gastronomica, ora, quando si parla di mare, probabilmente tutti a casa, no? Ci immaginiamo il mare, tramonto, la tipica serata estiva, il piatto di spaghettino alle vongole, piuttosto che lo spaghettino allo scoglio, e bicchiere di vino. Vino sacro, vino bianco, vino rosso. Ora però, signori, io non è che sono un intenditore di vino, non posso parlarvi di vino, e quindi abbiamo degli amici che ci accompagneranno in questa avventura da oggi fino ad agosto con Di Tutto un Mare, e ci parleranno proprio di vino. Ce l'abbiamo già qua fisicamente, brinderemo. Si brinda adesso, ragazzi? No, dopo. È già la terza volta che provo anche fuori onda, e prima di presentarli vi faccio vedere chi sono con questa clip, guardate. Fare vino per l'azienda Sensi è una tradizione di famiglia, una passione che si tramanda generazione dopo generazione fin dal 1890. A Vinci, sulle colline del Montalbano, la fattoria di Calappiano condivide con le altre tenute un viaggio affascinante tra vitigni e terroir, innovazione e tradizione, alla ricerca di gusti e sensazioni da condividere. Qui si producono vini che si ispirano alla tradizione vitivinicola toscana, come il Chianti Riserva, un sangiovese affinato in botte grande di equilibrato spessore che ormai ha varcato i confini di paesi come l'Australia, gli Stati Uniti, il Giappone, ed è un marchio conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma è l'amore per la terra e per i suoi valori la vera forza dell'azienda. Una passione che alimenta la ricerca, anche in collaborazione con le università di Pisa e della Tuscia, su nuovi metodi di produzione come il governato o sulla riscoperta di varietà autoctone come il ciliegiolo, già premiato dai migliori concorsi internazionali, o rare come l'ultimo nato, il pugnitello in purezza. La Sensi è una grande azienda con un cuore antico che alla qualità impeccabile di sempre oggi aggiunge la sostenibilità per disegnare un futuro di eleganza e rispetto per il territorio.
Beh, gli amici di Sensi Vini, ve l'ho detto, ci accompagneranno per tutta l'estate con TV Prato in questa bellissima avventura. Insieme a me, a parlare di vino, non posso farlo io, c'è proprio l'esperto ed è enologo per la precisione, che è Francesco Balducci. Ciao Francesco. Ti do Ciao, la mano come buonasera, come si fa nei programmi seri, vedi? Allora siamo un programma serio. Cioè, sì, più o meno, ci proviamo. Intanto benvenuto, ti ringrazio per essere con noi. Grazie di averci chiamato, di avermi chiamato qua in questa splendida location. È bella e il vino qua ci sta bene, perché adesso tra pochissimo brindiamo. Giusto, però l'ora è quella giusta. Bravo, preciso. La cosa che voglio chiederti è intanto che differenza c'è fra enologo, l'ho chiesta oggi ma nessuno mi ha saputo rispondere, e Il sommelier, ok. Allora, io sono enologo ma sono anche sommelier. Sono due figure ben diverse. L'enologo è una persona che ha fatto uno studio universitario presso la facoltà di agraria e quindi è capace di condurre un vigneto fino alla produzione di un vino, di una bottiglia di vino, da bianco a rosso, a spumante, a vini passiti. Un sommelier è una persona che fa un corso, che può essere all'ICE, alla FISAR, alla FIS, ci sono varie associazioni, sono tre corsi, alla fine c'è un esame, ma è una persona che deve raccontare il vino, deve servire il vino, deve abbinarlo al cibo. Quindi possiamo dire che l'enologo prende, diciamo, il processo dall'inizio il sommelier fino arriva fine. A giochi fatti, è facile, è facile. Annusatina. Infatti c'è sempre la discussione tra enologo e sommelier. Chi vince solitamente? Nessuno, pari e patta. Senti, diciamo l'assaggio del vino è una cosa che incuriosisce molte persone, no? Certo. Io per primo. Quindi la domanda un po' più assurda che vorrei farti è: ma veramente, forse lo pensano anche i nostri telespettatori, c'è qualcuno che riesce a sentire in un vino l'odore del tabacco, la pesca, o delle bacche selvatiche? È scena o è vero? Allora, è vero, perché nel vino ci sono molecole aromatiche che sono riconducibili a quegli aromi, quindi ci sono veramente. Poi chiaramente nella degustazione, soprattutto un sommelier, si sbizzarrisce a dire tante cose, però è vero, sono aromi riconducibili a livello organolettico a quel frutto, a quella spezia, okay, eccetera, okay. Ma anche a livello chimico sono presenti nel vino. Ecco, perfetto. Dipende dalla varietà, da come viene fatto, l'affinamento, certo, da tante cose. In estate, non so, spaghettino allo scoglio, al mare, bellissimo, in Versilia. Mi verrebbe da dire, da ignorante, vino bianco fresco. È giusto oppure va bene allora, anche il vino molto, rosso caldo? No, allora i vini non si bevono caldi. Questa ma è nemmeno una quello cosa rosso? Che ci tengo a dire, perché ogni vino ha la sua temperatura di servizio, ma anche i vini rossi devono essere bevuti sotto i 20 gradi, se sono giovani addirittura a 14, e un vino adesso sulla spiaggia a 14 gradi, se metti la mano è molto freddo. Ah, ok, ok. Questo okay. È una cosa molto importante. Poi con lo spaghetto ci puoi abbinare da un vermentino, dipende da come viene cucinato, a una bollicina, a un vino rosso più fresco. Noi facciamo un vino, si chiama Vegante, con dell'uva bianca all'interno, e quindi è un vino molto fresco, floreale, fruttato. Ecco, vedi, io non a caso vorrei dire anche a tutta la troupe, la nostra troupe della televisione, senza saperlo, che per l'occasione, grazie a Sensi Vini, e completamente a caso, io ho indossato proprio un calzino. Stringete per favore sul mio calzino, è bellissimo, è inutile, mi guardano molto strani dietro le telecamere. Vedi? C'è l'uva. In onore di Sensi Vini. Questo mi serve per la vendemmia. Questo te lo presto molto volentieri. Quindi la storia del pesce vino bianco, carne vino rosso è sempre vera? No, non è sempre vera assolutamente. In base a come viene cucinato il piatto, con più untuosità, con più intensità aromatica, ci si può benissimo abbinare anche del vino rosso. Chiaramente con un pesce, con un branzino al forno, non ci posso bere un vino affinato due anni in barrique. Vedi, perfetto. Invece i vini che abbiamo oggi con noi, grazie appunto a voi, amici di Sensi Vini, che cosa sono? Questi sono prosecchi. Allora, un'altra cosa che ci tengo a dire ai nostri telespettatori. Diciamola. Non chiamiamo tutti gli spumanti prosecchi, perché il prosecco è una denominazione del Veneto, fatto con uva glera, quello è prosecco. Qui appunto abbiamo dei prosecchi, prosecco rosé, quindi vinificato con delle uve rosse, prosecco biologico, ma abbiamo anche un blanc de blanc, quindi da uve chardonnay,
e non è prosecco, ma è uno spumante fatto da uve bianche. Vedi, maledetta ignoranza, maledetta ignoranza. Per noi quando c'è una bollicina è sempre prosecco. O è prosecco o è champagne. Non si scappa. C'è il Trento Doc, il Franciacorta. E poi tante, sempre per noi profani, lange, quando c'è la bollicina, o è prosecco da un euro o champagne da 10 milioni. Capito? Non è che abbiamo vie di mezzo noi, capisci? No, ma capisco, perché bisogna un po' conoscere i vini. Ora, io è dalle, credo dalle 10:30 di stamattina che sto dicendo... Si brinda? Se apriamo una bottiglia. Voglio dire, brindiamo? Ah, intanto apro una bottiglia mentre tu parli. Perfetto. Perché? Perché la mia curiosità era, grazie a Francesco, vedere anche come si stappa una bottiglia, no? Per fare bella figura, magari la sera che fate, non so, a cena, cena a casa con gli amici. Volete fare bella figura, aprire la bottiglia in un certo modo, invece che sempre in maniera rozza, come molti di noi fanno. Ecco, vi facciamo vedere come si apre una bottiglia di prosecco. Prosecco. Prosecco, questo è prosecco. Biologico, quindi una cosa anche particolare, fatta da uve biologiche, brut, quindi con residuo zuccherino che al massimo arriva a 12 grammi litro, questo è circa 10 grammi litro. Ecco. Ecco, ora noi brindiamo, ma naturalmente insomma lo ricordiamo sempre, il messaggio importantissimo di non bere per chi guida, anche se ormai i giovani sono veramente molto bravi e molto sensibili anche a questo argomento, lo vediamo nei locali, lo vediamo nelle discoteche, stanno attentissimi, quindi noi lo facciamo perché poi restiamo qua a dormire al bagno rondine e quindi possiamo tranquillamente brindare. Importante togliere la capsula. Quando togliamo la gabbietta è molto importante tenere una mano sopra. Sì, perché sennò ci si spara negli occhi, è già capitato. Perché è 5 atmosfere, quindi... Cioè, che vuol dire? Ti potrebbe uccidere? No, però far male sì. E questo mi basta sapere questo. Quindi mano sopra. Tendiamo la bottiglia così, teniamo fermo il tappo e poi girando la bottiglia... Ti scoccia se mi sposto? No, tranquillo. Girando la bottiglia si apre senza fare la botta. No, ma non l'ha, ma per niente l'ha fatto. Ha fatto proprio un pss, non so se si è sentito a casa. Annusi il tappo per sentire che non abbia difetti, perché un tappo di sughero potrebbe avere. Fammi sentire. No, nessun difetto. Bevibile, bevibile. Ecco, questa è un'operazione che un sommelier la studia e la fa ogni giorno. Un enologo si stappa così. Certo, assolutamente. Allora lo versiamo. Ecco, il modo per versarlo è questo, come state vedendo. Quindi va bene anche la storia del dito sotto ad appoggiare. Il dito sotto può essere solo per tenere meglio la bottiglia. Non è... non cambia niente, è solo una questione, diciamo, scenica, estetica. Ok, infatti, perfetto. Facciamo l'assaggio allora, prendi pure il microfono anche e facciamo l'assaggio e spieghiamo ai nostri amici a casa adesso, cioè spiega Francesco e mi insegna. Quindi questo è uno spumante, la cosa importante da valutare è la bollicina, magari okay. Con un flute la vediamo meglio, però è molto importante valutare la persistenza, la finezza, la numerosità di queste bollicine. Cioè deve avere molte bollicine o poche bollicine? Molte bollicine, fini e persistenti, quindi che durano durante tempo. Perfetto. E poi il colore ci vorrebbe una superficie bianca dove si può vedere meglio, sì, il colore, oppure controluce. Come deve essere il colore? Questo è uno spumante di annata, quindi un colore giallo con riflessi verdolini, un bel colore brillante. Questo è bello, importante anche la brillantezza. Questo è bello. Sì. Me lo berrei già da stamana alle 10, lo vorrei bere. C'è molto altro da dire, perché ho voglia di berlo. Aspetta, proprio Francesco, no, ancora, ce la faccio ancora più no, ancora poi c'è il naso, quindi ok, si fa lo faccio con te. Questo spumante non importa rotearlo come okay, facciamo, perché okay, ha già la CO2 che porta in alto gli aromi al bicchiere. Ecco, ma dipende dal fatto che io non sono allenato, che lo sento esattamente come tutti gli altri prosecchi. Questo è grave. È grave, certo che è grave. Scusa. Questo è molto grave. Ma so che non è così, so che non è così. No, però se lo annusi, senti gli aromi di frutta gialla, di ecco, aspetta, pesca, facciamo così, te lo dico io, vediamo se c'è azzecco, E voi, non ridete, perché adesso vi dimostrerò che riesco a sentire vari odori. Frutta gialla, fiori. Sto scherzando, l'avevo detto, però ci sento, ma mi sa che posso star qui anche fino a domani o domani all'altro. E non sento... l'intensità, almeno l'intensità. No, l'intensità sì, a parte gli scherzi. La complessità, se è un aroma piacevole. Questo, molto. Basta anche questo, ecco. Molto, assolutamente. E quindi adesso...
Faccio, Fai ossigenare un po', fai entrare l'aria senza fare danni. E quindi valuti l'acidità, la persistenza, l'equilibrio, buonissimo, la struttura, l'intensità, la persistenza, insomma una serie di parametri che a livello, appunto, tornando alla prima domanda, di sommelier, descrive totalmente questi aromi. Un enologo lo assaggia e va a valutare se ci sono difetti, se è fatto bene, okay, se corrisponde all'annata, alla varietà, una cosa. Guarda, Francesco, tecnica. Non lo dico perché ci sono gli amici di Sensi Vini, ma questo è veramente buono, buono, buono. Quindi, grazie a voi che vivrete questa avventura insieme a noi per tutta l'estate, e ogni venerdì scopriremo qualche vino diverso, qualche trucco, qualche insegnamento particolare. Quindi, grazie a Francesco Balducci, grazie a Sensi Vini. Adesso, cari amici, noi ci fermiamo soltanto per un istante, andiamo in pubblicità e poi torniamo con Di Tutto un Mare, ancora tanti ospiti e vabbè, non vi svelo niente, ci vediamo fra un minuto, ciao Francesco, un minuto, state qua Moda, qualità, eleganza e artigianalità made in Italy. Un vasto assortimento di scarpe uomo-donna per tutte le occasioni, dallo stile classico alle ultime tendenze. LF Calzature. Vieni a trovarci in via Pistoiese 61B a Montecatini Terme. Siamo aperti 7 giorni su 7. Ah, quante belle serate hai passato sul divano con il tuo amico, davanti al televisore. Ora che è diventato vecchio, non abbandonarlo. I rifiuti RAE non si abbandonano. Piccoli e grandi elettrodomestici vanno conferiti correttamente. Scopri come sul sito aliaserviziambientali.it. Non costa nulla. I RAE vanno conferiti correttamente. Non si accettano rifiuti. Viaggio tra mare e divertimento insieme ad un'esperienza culinaria epica. Bagno La Rondine e il ristorante Odissea. Beach, fun and more. Ci trovi a Terrazza della Repubblica 33, a Viareggio. Che bello, che bello, che bello. Siamo tornati in diretta insieme a voi su TV Prato, cari telespettatori, amici da casa che ci seguite sempre. Abbiamo iniziato l'avventura di quest'estate in Versilia, come dove ci troviamo in questo momento. Abbiamo già parlato con molti ospiti, abbiamo fatto qualche telefonata, qualche intervista strana, e adesso voglio presentarvi due giovani e balde ragazze che sono delle animatrici. L'estate è anche animazione, si sa, non solo per i bambini ma anche per gli adulti, e loro si occupano dell'animazione proprio qua al Bagno Rondine. Signorine, buonasera. Buonasera. Benvenute. Vi do il microfono. Voi siete? Siamo Ogni Favola è un Gioco di Lirica Maggiore. No, volevo prima sapere anche il nome. Voi siete? Sandy. Sandy? Oh, Sandy, alla Grease. Non gliel'avranno mai detta questa cosa. Tra poco. Infatti, originalissimo, come solo io so fare. E poi? Alessandra. Quindi vedo che tu hai scritto sulla maglietta Boss. Sì. Quindi questo mi lascia presupporre che tu sia la responsabile un po' di tutto, no? Esatto, sono il presidente di questa associazione in Versilia e ci occupiamo di fare animazioni, eventi, dopo scuola, centro estivo per bimbi, e siamo qua al Bagno Rondine. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera? Allora, siamo qua 3 volte a settimana, facciamo il corso di nuoto con i bimbi, tante attività, abbiamo in programma diversi eventi molto, insomma, divertenti. Andiamo a sentire anche proprio diciamo il braccio operativo dopo il boss. Braccio operativo, vorrei sapere quanti bambini avete? Allora, i bambini che abbiamo sono divisi in 3 gruppi, quindi partiamo dai Bim Bum Bam, sì, i Summer Night e i The Champions. E le fasce età, di età variano dai 3 anni ai 5 anni, ai 6, 6-8, e gli altri dagli 8-12 anni. Ok, che poi ragazzi, io ho sempre pensato, forse sbagliando, che in questo lavoro credo ci sia anche un grandissimo
senso di responsabilità, no? Perché poi comunque le persone danno i bambini a voi e se ne vanno, e voi dovete tutto il giorno stare davvero attenti, perché poi un bambino fa di tutto, no? Mangia qualsiasi cosa da terra, corre ovunque, scappa, sparisce. Ecco, insomma, come si riesce a gestire tanti bambini così in due persone, insomma, o tre, ad esempio? Allora, creando appunto delle attività che possono interessare i bimbi stessi. Quindi, ad esempio, legarli tutti insieme a dei tavoli con delle corde, incatenarli a dei pali, per esempio. No, questo no, non si può fare, questo stiamo scherzando, non si può fare. Però potrebbe essere forse uno dei modi per non rischiare niente. Bene, voi vi farete tutta l'estate qua? Sì, saremo qua tutta l'estate e poi noi siamo qui all'Isola di Camaiore, quindi... Bello, quindi venerdì tornerete magari a trovarmi, qualche venerdì, a farmi compagnia, a fare due chiacchiere con i nostri amici a casa. Vi ringrazio, vi do un abbraccio virtuale, grazie mille a voi, adesso vi libero perché vengono da una giornata, immagino, durissima, insomma, quindi vi mandiamo tranquillamente a casa a rilassarvi e poi ci vediamo dopo, o magari venerdì prossimo. Certo. Grazie mille, grazie. A te. Beh, sono forti, sono brave. Tengono un gregge di bambini a bada per tutto il giorno, ma qua, durante Di Tutto un Mare, arriveranno tanti ospiti. So che qualcuno non è riuscito a venire oggi e quindi mi ha mandato magari una clip. Bene, lei è la meravigliosa, la conoscete, il volto di TV Prato e non solo, una conduttrice eccezionale, che è Michela Mattei. E in questo video l'ho visto, ve lo confesso, prima di entrare in diretta un po', parla di questa nuovissima trend, questa moda, non so se l'avete sentita, l'armocromia, vabbè, lasciate fare, insomma, come ve lo dico io. Ed è diciamo il modo di vestire che dà le emozioni, le sensazioni. Facciamolo spiegare dalla Michela. Mandiamo la clip e vediamo che cosa ci dice. Ciao, come stai? Intanto ti bene. Vedo in un posto veramente molto ma molto bello. Bene. E questo mi fa tantissimo piacere. Quindi sono contenta che tu sia veramente in una location esclusiva, ma secondo me ti manca qualcuno. Ti manca qualcosa, ti manca un po' quel friccico di una presenza femminile? E allora sì, che cosa sì, ne sì. pensi se io venissi a trovarti uno di questi venerdì? Ci prendiamo magari un po' di vino, come sai io sono una fan della bollicina, Baudemer. E stiamo un po' insieme, dai, anche perché ti devo aggiornare sulle tendenze fashion della stagione. Come Bravo. Sai io mi occupo sì. Di moda, di comunicazione e ultimamente anche di consulenza d'immagine. Sì. Quindi non vedo l'ora di scoprire quelle che possono essere i colori, le forme, le fantasie, quello che va più di moda in questa stagione. E tu mi aiuterai perché so che sotto sotto anche tu, dai, sei un po' un fashionista, come brava si dice. Michela, brava. E poi sono super curiosa di scoprire la tua stagione. Tu dirai, ma stagione di che? Esatto. È la stagione secondo l'armocromia. L'armocromia è questa disciplina che adesso se ne sente un gran parlare di super tendenza, secondo la quale possiamo capire i colori che ci stanno meglio al volto, quindi che hanno questa capacità di darci subito una sensazione di luce, di bellezza e perché no anche di darci la giusta grinta quando dobbiamo magari parlare in pubblico, avere un colloquio di lavoro. Quindi l'armocromia è molto importante e non vedo l'ora di venire da te, di parlartene e anche perché no di capire la tua stagione. Quindi voglio stagionarti. Magari eccole qua, guarda, ho Fammi qui vedere. Con me Fammi alcune vedere. Delle cornici che io utilizzo nel mio lavoro e che vorrei proprio portare lì da te in Versilia per capire appunto di stagionare un po' qualche persona lì presente e anche te naturalmente, caro Franceschino. Ma stagionami, ti voglio creare un guardaroba per un'estate top, cioè io voglio che tu parta completamente in palette. Perfetto, fai questo perfetto. Piacere. Quindi capiremo se tu sei una primavera, quindi eccola qui, la primavera in armocromia, sono io sono primavera. Molto forti e caldi, sì. Oppure magari sei una delicata estate, anche. I colori sono più freddi e anche più pastellati, diciamo, anche, molto sì. più delicati. Oppure sei un tenebroso inverno, quindi abbiamo il pure. Nero in questa stagione, sì, con i freddi e più accesi. Oppure magari sei in autunno, proprio come me, un po' d'autunno, con colori sì. più caldi, sempre piuttosto scuri ma più speziati. Sì. Ti ho incuriosito un pochino? Dai, molto, Michela. Sì? Allora aspettami perché ti vengo a trovare, tu fammi trovare solo una bottiglia di prosecco in fresco e poi ci sono. E ti auguro davvero un grande grande in bocca al lupo per questa avventura. Sono certa che farai benissimo perché questo è un programma proprio pensato su misura per le tue caratteristiche, con leggerezza e profondità.
Ti abbraccio, a presto. Michela, grazie mille. Ti mando un grande bacio, grazie mille. Sono felicissima e ti aspetto qua per capire la tecnica dei colori, perché io sono arrivato alla conclusione. Sono 4 stagioni, sono tutto: primavera, inverno, estate, autunno. Ci fermiamo, arriva il momento del TG su TV Prato e noi torniamo in diretta dopo il TG e vi faccio vedere il tramonto. Non cambiate canale, assolutamente. Amici di TV Prato, bentornati, buonasera a tutti. Il tramonto sta arrivando alle nostre spalle in diretta dalla Versilia. Sono le 20 e più o meno, così è giusto per dimostrarvi che siamo in diretta. Come vedete, insomma, gli ultimi bagnanti stanno uscendo dall'acqua. Arriva il momento della cena qua in Versilia, come per voi a casa, immagino, naturalmente. E io voglio andare a chiamare i VIP, che sono tutti in Versilia, sono sempre in Versilia. Vediamo se sono sempre in Versilia. Mi passate il telefono, lo facciamo alla vecchia maniera, lo sapete, insomma, noi amiamo farlo così. Voglio chiamare Luca Calvani, grande amico di TV Prato, attore internazionale, questo lo sappiamo. Sentiamo se il Calvani è in Versilia e passa a trovarmi. Vediamo, faccio in diretta con voi. Sarà a cena. Pronto? Luca Calvani, sono Franceschino, buonasera. Buongiorno. Luca. Ma sono in diretta? Siamo in diretta, come stai, allora, Luca? Devo smettere di dire parolacce. Questa è la prima cosa, sì, assolutamente. Oh, Luca. Allora, ti dico dove sono, perché so che tu sei al mare. E te no? Io sono al mare, perché sono al mare di Capri, sto guardando da questa terrazza Ischia. Abbi pazienza. E devo dire però che il nostro paese regala delle belle emozioni. Questo sicuramente, però Luca, scusami tanto, vabbè, te c'ha le belle emozioni a Ischia, però te mi togli un'emozione in Versilia, perché io aspettavo di chiamarti. Vengo, per farti... vengo più là. Quando vengo vieni? Vengo più là, adesso volevo che tu cominciassi, anche perché magari se il programma va male è meglio non essere associati, capito? Bravo, vabbè, sei un uomo di spettacolo, sei un uomo di spettacolo. Sì, l'hanno chiuso il programma, povero Franceschino. Avevano invitato, però sai, era a Capri, non poteva andare. Sai cosa? Sai Calvani che ha fatto Panariello 10 minuti fa in diretta? Per lo stesso motivo? Ha finto un attacchino e è scappato in bagno e non ha parlato con noi, capisci? Siete furbi. Siete furbi voi artisti internazionali. Io ci sto parlando, cioè, in maniera è vero, amichevole, scherzi a parte, una grandissima stima e sono contento e che fai ringrazio questa bella cosa, così tu vedi un po' di mare sempre tra quei polli, se no. Bravo, è vero, bravo, assolutamente. Anzi, ora finita la diretta, devo subito tornare dai polli. Ma oh, parliamo di te, Luca Calvani. Io so, a parte naturalmente, insomma, lavori internazionale a livello di cinema, so che hai fatto un film, adesso non ho visto molto bene, ed è una mia colpa, con la moglie di Johnny Depp, con Amber Sganwer. Amber Heard si chiama. Amber Heard. Ho fatto un film con Amber Heard che esce in autunno nelle sale, un film piuttosto cupo. Diciamo diverso dall'ultimo film che ho fatto, che era Il calcio con le pere, che invece con Ciampi abbiamo fatto una cosa, diciamo, più light. Sì. Questo è un film abbastanza cupo, in costume, dove mi vedrete rimettermi la tonaca, perché anche in questo film faccio il prete, quindi sono al quarto prete nella mia veneranda carriera. Quinto, insomma, ti fanno papa. Ispiro. Quinto film papa. Ora sono un po' giovane per fare il papa, però magari siamo fatto una ventina d'anni. Senti, Luca, io so, lo sveliamo, anche se molti lo sanno, che abiti proprio a Camaiore, e io arrivo a Camaiore, chiaramente te non ci sei, ma ci vuoi dire qualcosa della Versilia, dell'estate in Versilia? È bellissima, La Versilia è un posto splendido anche per la diversità, perché la Versilia racchiude tantissimi ecosistemi. C'è ovviamente il Lido, la spiaggia, Forte dei Marmi, Maria Pietrasanta, ma poi se ci si sposta verso la collina, Viareggio con la sua passeggiata, però se ci si sposta verso la collina, la Pietrasanta con l'arte, le gallerie, i negozi e i ristoranti esclusivi, e poi se si arriva a Camaiore, invece c'è la parte un po' più verace, un po' più montanara, e poi i camaioresi si divertono proprio a fare montanari. Cioè, se te vai a mangiare in uno dei ristoranti di Camaiore, ti fanno i funghi, ti fanno la polenta, anche se sono a quarto d'ora dal mare, loro difendono la loro essere un po' boscaioli, diciamo. Io sono lì adesso da 4 anni. Fatti dare un consiglio da
dallo zio Franceschino, te devi venire, Bagno Rondine, dove siamo noi, ristorante Odissea, perché c'è Filippo, fa degli spaghetti, non mi ricordo, ha detto un nome all'inizio del programma, spaghetti alla Circe, alla Circe, chiedo se... No, roba fine del mondo, lascia fare Calvani, vieni a trovarmi. Spaghetti alla Circe, si può sapere? Non ti preoccupare, cioè, te lo dico io, non me lo ricordo, da tanto non mi sente, c'è un po' d'aglio, pomodorini, basilico e poi anche un po' di tonno e altri ingredienti di mare. Franceschino ti sta accanto stasera. Bravo, ho già capito. Calvani, ti aspetto qui, non fare il furbo, Vengo. Bene. Buonasera a tutti e in bocca al lupo per il programma. Grazie, un abbraccio a Luca Calvani. Grazie Luca, ciao. Luca è sempre gentilissimo, lo chiamo, lo disturbo. Insomma, gli rovino sempre la vita, povero uomo. Lo ringrazio. Mentre... parlando di uomini, parlando di direttori, sono felicissimo perché oggi si è mosso tutta la televisione, tutta TV Prato è qua, tutta la troupe, praticamente in televisione non c'è nessuno, questo è il momento esatto e giusto per rubare in TV. Fatelo adesso perché tutta la televisione è qua, a Camaiore. Anche il direttore Gianni Rossi, vieni qua. Buonasera Gianni. Franceschino e buonasera ai nostri telespettatori. Ora, come sai? Rubare in TV, ora domani si rubano davvero. Sì. Poi, no, cioè, c'è nessuno, diceva i topi d'appartamento estivi, capito? Comunque, c'è un tramonto spettacolare. È bellissimo. Come è bellissimo. Si dice sempre, il Tirreno c'ha il tramonto, l'Adriatico non ce l'ha. E questa è la differenza di questo mare. È bello, davvero. Senti, noi vogliamo intanto ringraziare perché per averci dato questa possibilità, perché è un progetto impegnativo, è un progetto importante per TV Prato, che naturalmente essendo regionale vogliamo approfittarne anche per salutare gli amici dell'Elba che ci seguono anche da un'altra quelli meravigliosa di Aulla, quelli di Chiusi, si possono salutare tutti di Capalbio, tutti. Esatto, lo facciamo e quindi io volevo soltanto ringraziarti stasera con te, poi fare anche un brindisi naturalmente con Essensi Vini e questo meraviglioso prosecco e ringraziarti per questa possibilità grandiosa. Senti, puoi tornare te tutti i venerdì qui? Beh, io e il mare, guarda come sono bianco, si dice bianco come una veccia. Anch'io fino a oggi ho preso proprio una abbronzatura da canottiera. Apposta, proprio per questa prima serata. Bravo, esatto. Furbo te. Esatto. Senti, direttore Gianni Rossi, una domanda molto importante. In Versilia, pieno di VIP, pieno di personaggi famosi, te direttore hai la casa in Versilia? No, non ho la casa. Quindi non sei ricco? Non sono VIP, non sono ricco, quindi... Okay. Lo svegliamo oggi per la prima volta ai nostri telespettatori. La domanda più sbagliata per iniziare questa trasmissione. Vabbè, perfetto, tanto è anche l'ultima, guarda. Gianni, ti ringrazio. Così non vengono a rubare a casa mia, se non altro. Ecco, questo è già un passo avanti. Ringrazio Gianni, davvero. Oh, in bocca al lupo cuore. Allora, per questa trasmissione. Crepi, viva il lupo, insomma, come volete. Bene. Grazie mille ancora. Buonasera Gianni. Buonasera a tutti, rimanete qui, Non si muovano da qui, anche perché adesso, da Gianni Rossi, da Luca Calvani a Gianni Rossi, tu sai ballare, direttore? No, lasciamo perdere. Bene. Dai, ora stasera tutte me le dici. Ci sto provando, perché vorrei invece adesso farti vedere due artiste bravissime. Belle, ti mando tranquillamente ad accomodarti sul divano per gustartele nel nostro studio estivo qua di TV Prato. Le faccio entrare due ballerine splendide che stanno per raggiungermi e che ci faranno gustare live il loro ballo. Signorine, venite qua accanto a me, come state? A posto. Quali sono i vostri nomi? Chiara e Sara. Chiara e Sara, voi siete, immagino, anche a livello competizioni, voi fate gare? Sì. Chi ha vinto di voi, chi vince di più, chi vince di meno? Domanda scomoda, non vogliamo rispondere? Perfetto, non rispondiamo. No, invece no, chiediamo. Io sono vice campionessa del campionato italiano. Quindi vice campionessa è tanta roba. E? Io finalista italiana. Perfetto, io niente, nulla, zero. Va bene. Emozione Danza è la vostra scuola e la salutiamo e la ringraziamo per avervi accompagnato qua e adesso ci farete vedere. So, una rumba e un jive. Iniziamo dalla rumba? Signori! Spostare i divani, via il tappeto a casa, togliere i pensili dalla cucina. No, per ballare no, i pensili dalla cucina si possono tenere. Ok, rumba. Your head, close your eyes, you're all just lay down, turn my side, do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow out the fire, don't
so shy. You're right, take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, hold my strength. I'm coming. Can you feel my heat? The sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off your clothes. Drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh yeah, so much closer. Ma guarda, vi facciamo l'applauso più forte che abbiamo. Brave, bravissime, siete veramente brave. Posso chiedervi quanti anni avete? 15. E? 12. In realtà volevamo sapere la vostra età, ma era anche un modo per prendere 10 secondi di tempo, perché dalla sensualissima rumba adesso andiamo allo scatenatissimo jive. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more. Brave, ma che brave!
Emozione Danza, bravissime. Venite qua, raggiungetemi, perché avete ballato in diretta, non è facilissimo. Poi lo dico per chi ci segue da casa, queste ragazze hanno ballato sul pavimento di cemento, quindi insomma è veramente molto complicato e siete state bravissime. Ora però dico, nel senso, io tipo posso ballare qualcosa anch'io, c'è qualcosa posso fare con voi, non so, un jive, mi spiegate due passi, così da casa mi deridono, che è la cosa che amano di più fare. Mi insegni dei passi di jive, dai, facciamolo in diretta. Siamo in Versilia, c'è un tramonto, è estate, dai. Indietro, su, passo, 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 su, ok, perfetto, ok. Ah, ok. E questo problema di alzare la gamba è con la sciatica. Ok, ci sono. Su. Ok, con la musica, ci siamo, signori. I'd have to pack my bags and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Mi sono fatto prendere dall'interpretazione, chiedo scusa. Sono un grande interprete, io improvviso e creo dei momenti di pura emozione. In realtà voi siete molto brave e io sono completamente una frana. Grazie signorini, un abbraccio grande alla vostra scuola, che ringraziamo per avervi portato qua questa sera. Vi libero e vi mando a relax, ve lo meritate. Grazie mille, prego, prego. Beh, loro sono giovanissime, no? Quindi ora io con loro probabilmente dovevo utilizzare dei termini, un linguaggio un po' particolare. Stavo per buttare giù tutte le bottiglie di Sensi Vini e questa cosa non sarebbe stata bellissima da fare in diretta, perché tra poco dobbiamo brindare al tramonto. Ma tornando a parlare di giovani, i giovani hanno un linguaggio oggigiorno forse quasi incomprensibile, tranne che per me. Io conosco alla perfezione tutti gli slang dei giovani. Cari bro a casa, cari fra, guardate che cosa ho registrato e guardate, non sono un boomer, io sono una generazione Z. Prego. E se le dico che ho visto la mia crush con il suo nuovo fida che ha triggerato, lei che mi dice? Esattamente quello che avrei detto io. Senti, ma se io ti dico, ma se io ti dico che ho visto la mia ex crush, la mia ex crush con il suo nuovo fida e mi ha triggerato, che vuol dire? Ha fatto bene. Ha fatto bene. Spiegami che vuol dire. Sei messo male? Sono messo male. Sono messo male. Ma tira tanto? Ma che ti devo dire? Io si sto dentro nella zona. Giusto, sì. Anch'io no. Nella zona me la lavo bene. E i bro che fa? Il bro lascialo fare, vediamo, è tutto fuso. Bro sta male oggi. Sta malissimo. Ma tu ci stai dentro? Ho preso troppo sole, insolazione. Tu ti sposti dalla zona. Se ti dico che la mia crush, la mia ex crush, con il suo nuovo fida mi ha triggerato, che tu capisci? Sono problemi tuoi grossi. Porca miseria. Roba seria, Signori, signori, questo video io l'ho fatto per voi nonni che magari siete al mare con i nipoti, con i nipotini giovani e non capite molte parole che vengono utilizzate. Io sono qua per spiegarvele tutte. Lo faccio adesso, preparatevi, perché io ho e so come spiegarvi questi termini. Sono molto bravo, ho triggerato, ho droppato, bro, non ci sto nella zona. Volete sapere che cosa significa? Adesso ve lo spiego. Entri sotto pancia, così che posso... Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ma tu sei il primo boomer, c'hai 40 anni, cosa ne vuoi sapere tu? No, ma sto per spiegare il linguaggio dei giovani. Stavo per spiegare il linguaggio dei giovani in diretta. Ascolta, secondo me non hai l'età giusta per spiegare questa cosa, sinceramente. Allora, aspetta un attimo. Sveva, lei è una meravigliosa speaker, radiofonica e tanto altro, però ti garantisco che io posso e riesco a spiegare a casa anche il significato di molte parole. Non ne sono così convinta. Proviamo, ecco. Dai, facciamo un test. Dai, vediamo, facciamo vediamo. Un test. Vediamo ad esempio alcune frasi, adesso potete leggerle anche voi. Ce li hai gli occhiali? No, infatti ho dei problemi. Vedi che sei un boomer, vedi che sei vecchio. Che è vedere la mia ex crush con il suo nuovo fida mi ha triggerato. Intanto è crush. È crush, ok. Ok, vabbè, quindi secondo te che cosa vuol dire? Vuol dire che ho visto la mia ex con il suo nuovo ragazzo e ci sono rimasto male. Mi ha triggerato, mi sono triggerato. Ti sei triggerato. Allora,
ex crush non è proprio la tua ex fidanzata. E che cosa sarebbe? Dobbiamo spiegare che la ex crush è la ex cotta, cioè quell'amore che tu in realtà non dici, quell'amore segreto che ti tieni per te, che la vedi passare e ti fa venire le farfalle nello stomaco. Ok, e l'ho vista con il suo fidanzato. Ok, sì. E mi ha triggerato, cioè mi ha guardato storto. No, ti ha fatto saltare i nervi. Perché triggerare viene da trigger, che è grilletto, che è innescare un qualcosa in inglese. La prima non la sapevo, dai, guardiamo la prima, andiamo avanti. Difficile. Guardiamo la seconda. Raga, voi a casa, raga, qui la situazione è cringe. È molto cringe. Cioè, vuol dire, ragazzi, la situazione è grigia. No, non è grigia. No. Cringe non vuol dire grigio, grey vuol dire grigio. E cringe significa? Cringe è una roba come questa situazione, vedi, tu che provi a spiegare ai boomer il linguaggio della generazione Z, è una situazione super cringe. Cioè, tipo fuori luogo? È una roba che è talmente imbarazzante che proprio non ci stai dentro. Non ci sto dentro, bro, no, te sei donna, quindi bra, non ci sto no, dentro, amo. Bra. Amo. Per le donne amo. Vediamo la terza frase. Con la terza spopolo, perché la indovino. Vai. Io ti scippo con il bro della zona. Zia, no, non sto parlando con la zia realmente a casa. Cioè, è un modo di dire, vieni Sveva, è un modo di dire, no? Zia, io ti scippo con il bro della zona. E qui ti ci voglio, vai. E vuol dire, zia, per modo di dire, amica mia, perché zia vuol dire anche amica mia. Zia. Zia. Ti scippo, cioè ti prendo la borsetta no. con il mio fratello. Non diciamo queste cose. Che è della zona, che è di zona, che abita qui. Cioè, guarda, praticamente vuol dire, zia, io ti scippo la borsetta che mio fratello e sta qui accanto. Sì, io sto a guardare. Sì, ma secondo te non può voler dire una cosa del genere, assolutamente. E che significa? Shippare viene da relationship, ok? Oh yeah, baby. Che vuol dire? Yes. No, cioè che vuol dire? Vuol dire relazione. Relazioni, certo. Ok, quindi io ti scippo con il bro della zone vuol dire che io ti ci vedo bene con quello là. E il bro della zone è quello che è un po' la situazione tipo... sotto mano, no? Ho capito, perfetto. Ok, quindi io ti scippo con il bro della zone. Bene, allora fermala Sveva. Andiamo avanti perché abbiamo ancora una parte di video dove do ancora il meglio di me. Del mio boomerismo? Sì. Del mio boomerismo. Boomerismo. Guardate. Lo sai cosa? Io ti scippo bene con i bro della zona. E cos'è? A me tu lo vedi. Questi giovani. Questi giovani. Bene, grazie, cara. E volevo dire solo che lei la scippo bene con i bro della zona. Va bene. Per dire, la situa è cringe. Sì. E poi se ti dico che la mia ex crush l'ho vista coi fida e mi ha triggerato? Pari troppo giovane. E dimmi un termine da giovane. Cringe. Sì, la sito è cringe. Sì. E te droppi? Più o meno. Ti capita? Più o meno. Quante volte? Qualche drop, diciamo. Ok, buono. Sento un attimo i tuoi amici ora di là, Buongiorno ragazzi! A noi? Occhi, ti scippo bene con i bro della zona. Sì. Oh ragazzi, Bello. La mia ex crush sì. Si è fatta il nuovo fida, mi ha triggerato. No. È andata male. Può succedere. Sì, tu mi di nulla, vada. ci sto veramente dentro a pallettoni. Buongiorno. La situa è cringe. Come? No, la situa è grinch. La situazione è grinch. Scusate, ma la situazione grigia va oltre tutti i livelli altissimi di televisione. Sì, assolutamente. Proprio internazionale. Va bene, allora, io oggi ho fatto il primo passo. L'obiettivo, Sveva, per te, se vorrai tornare il venerdì a trovarmi, è portarmi dal livello boomer a livello generazione Z. Sarà un'impresa, questa sarà un'impresa, te lo dico, però ce la metteremo tutta. Sarà dura. Grazie Sveva, sei bravissima, sei giovanissima e io sono sempre più vecchissimo. Dai, ti portiamo un po' nella generazione Z. Ci conto, bra, ci vediamo venerdì, bra. Bra. Bra, perché sei donna e quindi bra. No, bra, bra, giusto. Ciao!
La Sveva è meravigliosa, ci sta provando, io ce la metterò tutta, settimana prossima ve lo dimostrerò, ma voi che mi state seguendo da casa, c'è una canzone che ricordate con grande piacere, magari di un'estate della vostra gioventù, ad esempio, non so, anni 60, anni 70, la musica che accompagnava regolarmente quelle estati, che lasciavano poi ricordi indelebili, bellissimi, amori, famiglia, insomma, tradizioni. Ecco, io ho pensato di farvi ricordare con questa classifica di tre brani le canzoni che hanno segnato alcuni anni. Prendo posto qua al PC, lo faccio in diretta con voi, mentre dietro c'è un tramonto bellissimo che vi voglio far vedere fino alla fine. E adesso vi voglio far ascoltare una canzone del 1970, parliamo dell'estate del 70 e parliamo di Lucio Battisti. Mi ritorni in mente. Canzone meravigliosa, anche se in realtà dovete sapere che la canzone era già stata scritta nel 65. Altra melodia, non era Mi ritorni in mente, era proprio un'altra cosa. Quando poi nel 70 arrivò Mogol, che fu presentato appunto a Lucio Battisti, Mogol decise di riscrivere il testo e lo mise su quella melodia che già esisteva dal 1965. Venne fuori questo capolavoro. Parla di un amore naturalmente che è finito e racconta nel testo anche come è finito. Quella sera ballava insieme a te e si stringeva a te, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti lo sappiamo, vi faccio sentire un pezzettino. Ed era l'estate del 1970. Torni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in insieme a te, mi ritorno in mente, era l'estate del 1970 ed era in classifica questa canzone meravigliosa e vi ho raccontato un po' insomma di com'è nata, mentre nell'estate del 1982 cambiamo decisamente, quindi togliamo Mi ritorno in mente. Nel 1982 c'era una ragazza ribelle, molto 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 ribelle e irriverente, lei era Donatella Rettore e nel 1982 trattò l'argomento molto delicato che era il suicidio, pensate un po', con questa canzone a modo suo, in maniera irriverente, e il brano in questione nell'estate del 1900 questo qua. Dammi una lametta. Diventa bianca questa notte da falene. Promette bene, sì, promette tanto bene. Ma dammi una lametta che mi taglio le vene. Donatella Rettore, estate 1982, e sempre in quell'estate ci fu un brano che poi ha spopolato e che cantiamo ancora oggi. Pensate, non so, mi viene in mente le scene dove si fa musica, dove si fa divertimento, magari non so, ai matrimoni, wedding party, ed è un brano in accoppiata, perché parliamo di, anzi facciamo così, non ve lo dico. Non ve lo dico adesso perché prima voglio farvi vedere invece le persone in Versilia proprio oggi cosa hanno canticchiato insieme a me e cosa non hanno canticchiato insieme a me. Guardate.
mi ritorni in mente, bella come sei. Forse? Boh. Mi ritorni in mente, bella come sei. Forse? Ma non ancora me lo ricordo di più. Non me lo ricordo poi, più. Quell'altra faceva. Non succederà più. E torni. Alle tre. Buonanotte. Ancora di più. Brava. Poi c'era. Dammi una lametta. Che mi taglio le vene. E poi c'era l'ultima, Mori Celentano, accoppiata vincente. Non succederà più che torni alle tre. Come no, non sei? Non lo so. No, la signora però se la ricorda. Senti, questo cuore sei. In tutti i sogni. Sì, ti sei... ricordi? Sì, me la ricordo, ma mi ricordo chi è il cantante. Mi ritorni in mente? Sì. Bravo, fammi un pezzettino. Mente, bella come sei. Tanto grande! Roba. Senti, quella sera. Sì, un po' di anni fa. Te ricordi come faceva? No. Faceva, mi ritorni in mente. Bella come sei. Andrea. Come inizia il pezzo? Mi ritorni in mente. Bella come sei, forse anche di più. And everybody goes seven USA. Dan 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 dan, quello me lo ricordo. Poi ricordi chi era? La cosa, la Donatella? Il rettore. Mi una la metta. Perché mi taglio le vene. La lametta che mi taglio le vene. L'hai trovata giusta. Non succederà più che torni alle tre. Ti ricordi? Che tu ti addormenti senza te. Poi non me le parole, mi ricordo bene. Fieri i sommerskali a surfstopp och vanskio. Non succederà. Questa me la ricordo bene, sì. Sì. Torni alle tre. Addormento senza. Sì. Grande. Beh, gentilissimi anche Bagnanti oggi, insomma, hanno canticchiato insieme a noi. E proprio, dicevo, nel 1982 l'accoppiata Claudia Mori Celentano uscirono con questo brano. Questo brano non uscì in estate in realtà, perché fu un grande successo ed era un fuori gara del Festival di Sanremo del 1982. Parliamo di Non succederà più che torni alle tre, ed era una canzone dove Claudia Mori, insomma, diciamo che esprimeva la non fiducia che aveva in quel momento verso il suo uomo e la non intenzione di dare fiducia in un futuro a venire. Ecco, mettiamola così. Non succederà più che torni alle tre ed io mi addormento senza te. Va bene, abbiamo ripercorso un po' in diretta, proprio in questo momento sono le 21.30 e siamo in diretta su TV Prato in tutta la Toscana e in questo caso in Versilia. Il tramonto alle nostre spalle, chiedo scusa, è bellissimo e adesso non mi rimane che salutarvi. Lo faccio brindando insieme a voi, grazie agli amici di Sensivini che li abbiamo ospitati, insomma, e ci hanno raccontato anche qualcosa in più per quanto riguarda questi vini meravigliosi. Lo faccio e vi do appuntamento a venerdì prossimo 19.50, lo sapete, su TV Prato. Poi ci fermiamo per il TG e rientriamo in diretta fino alle 21.30 con il tramonto alle spalle, con una televisione meravigliosa e con voi da casa che mi auguro ci seguiate per tutta l'estate. Grazie a tutti, vi auguro una buona serata, un buon fine settimana. Ci vediamo venerdì sempre qua, non mancate. Non succederà più che torno, no, succederà ancora che torno il venerdì alle 19.50 insieme a voi. Non era più. Buona estate, alla vostra, a venerdì.
Questo programma è stato offerto da Sensi. Firmiamo la qualità dal 1890. Dai brillantezza al tuo edificio. Che sia industriale, civile o alberghiero, Montebianco Costruzioni con il proprio team offre 8 cottero drone per l'edilizia. Lavaggio e trattamento di tutte le superfici in Alucobond, alluminio, vetro, pietra e molto altro, azzerando completamente il costo dell'impalcatura. Chiamaci per un preventivo gratuito. Montebianco Costruzioni si trova in via Primo Maggio 16 a Montemurlo. Near Broker. Soluzioni assicurative e servizi integrati per tutte le tue esigenze. Near Broker, al tuo fianco, sempre. Oh Sere, come stai? Oh, sempre di corsa, è anche quasi ora di pranzo. E che prepari? E che preparo? Una pasta. Sempre pasta. Una parmigiana. Ma troppo tempo, scusa Serena, ma come fai a essere sempre così tranquilla quando cucini? Ma perché io vado da Conti, a Villa Fiorita. L'unica macelleria autorizzata a Prato alla vendita di carne chianina IGP. Allora corro subito da loro. Macelleria Conti. La tranquillità e la serenità di scegliere sempre la qualità.